Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi parliamo di VNM Simulation con questa bellissima Corona GT. Ragazzi, ho già detto nell'unboxing, questa è fatta, il corpo è completamente in alluminio anodizzato nero CNC da 300 mm, ci sono le impugnature in silicone, quelle che portano un po' di polvere qui, ma che hanno un grip pazzesco, una qualità pazzesca, non sono dure ma hanno una resistenza, però si può andare a premere. Due encoder da pollici rossi che si demarcano a livello visivo dall'alluminio nero, 8 pulsanti LED configurabili insieme a 4 encoder pushabili, questo è sempre molto interessante, e 2 tanki switch per un totale di 48 input configurabili. Dietro abbiamo 2 clevette qui per quanto riguarda le marce, con la possibilità di aggiungere queste calamite per dare più o meno resistenze, e in più qui c'è una rotellina per andare a regolare la corsa della levetta in base alle vostre esigenze. Dietro ovviamente ci sono le due frizioni, ok, questa molla anche, e per tutti i quattro i paddle ovviamente c'è la possibilità con queste asole qui di poter regolare la lunghezza e anche l'inclinazione. Dietro abbiamo una porta USB Type-C, qui abbiamo l'aggancio con questa ghiera della USB GX12-4, una scelta interessante, più piccola rispetto alla GSI, forse per una questione anche rendere più agevole forse la gestione del cavo, e un tasto reset ovviamente. Il cavo, a proposito, questo qui è micidiale, è resistentissimo, e vi danno anche una prolunga da 2 metri da utilizzare. Una cosa a livello visivo è che non capisco perché, vabbè, è una scelta, hanno utilizzato delle viti di colore acciaio che stona un pochettino con il nero, ma va bene, a vista. Un'altra cosa che ho notato per quanto riguarda il montaggio del Quick, quindi questo come un altro, è il poco spazio per avvitare e dare più sicurezza tra la base di questi paddle e il Quick da 70. Però ragazzi, si riesce comunque ad avvitare, però anche per evitare di rigare e fare eccetera bisogna fare molta attenzione. Io ne ho messo praticamente 6 viti per una questione di sicurezza, perché non voglio ritrovarmi con né le mani spezzate, manco con il volante in mano. Allora, per quanto riguarda gli RGB, albero di Natale ragazzi, tutto configurabile con animazioni LED tramite il software proprietario che vedete qui, che avete la possibilità di poter calibrare sia le frizioni che i paddle shift, e inoltre avete la possibilità di configurare degli effetti dei LED, tipo cose fighe, premo e si cambia colore eccetera. Però ovviamente il consiglio è sempre quello di utilizzare che cosa? Simab, che lo gestisce tranquillamente. Io riesco ovviamente a fare quello che voglio, tipo vedete preset verde, blu, oppure posso andare qui e andare a configurare quello che voglio e ve lo configura. Ok, Simab è sempre quello che funziona per tutto e lo consiglio vivamente. Prime impressioni, allora, ovviamente il materiale conferisce sempre questa sicurezza, stiamo parlando di alluminio a taglio CNC, roba molto compatta, le impugnature in silicone come il GSI sono fantastiche, però visto che ho questa fortuna di avere queste tre corone a casa in questo momento, la FPro, la GT della VNM e anche la GSI, posso fare un paragone diretto e praticamente con le prime impressioni sia della GSI che di queste, con l'ultra esperienza ormai che ho con la FPro. La differenza del corpo per quanto riguarda lo spessore ed il peso, per quanto le tre siano super equilibrate, vi conferisce un feeling di guida e di sensazione diverso. E mi direte, ma è ovvio Fabri? Sì, ma io ve lo devo dire, perché non è che vi cambia il vostro stile di guida, però le sensazioni che avete, anche la percezione di quello che è il force feedback in alcuni casi, e anche la reattività, ovviamente cambia, d'accordo? Ed è bellissima questa cosa qua, perché uno veramente nel mercato può andare a scegliersi veramente la corona che ti si addice a pennello. Devo dire la verità che anche questa con tre curve vi abituate subito, è molto piacevole, è meno invasiva a livello visivo, e con la scelta di VNM di dare una quasi limitazione a livello di brightness, quindi di luminosità, non vi aggredisce mai gli occhi, e questo è molto interessante. È una, secondo me, corona molto pratica, nel senso che vi dà l'essenziale, e l'essenziale è la sicurezza a livello di materiale,
la possibilità di configurare una moltitudine comunque di input, stiamo parlando di oltre 48 pulsanti totali alla fine, e ovviamente un feeling a livello di questo. È una corona che si può montare ovviamente su tutto e si addice per tutto quello che è formula, tutto quello che è la serie GT. Ovviamente come la GSI non potete andare a fare il rally, vi trovereste male. Ragazzi, per quanto riguarda le prime impressioni, mi pare di aver detto tutto. Forse farò un paragone diretto con gli altri, non lo so. Però intanto ci tenevo a dirvi che questa è una corona che è veramente molto caruccia. Poi ovviamente la vedremo in pratica e vi farò un video in merito. Ragazzi, nella speranza che queste prime impressioni vi siano piaciute, come al solito vi chiedo di lasciare un pollice in su, lasciate un commento, ditemi che cosa ne pensate e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo prestissimo. Da Fabrizio è tutto, un abbraccio, ciao.